Sì. Uno, vai. Due, tre. Perché siamo venuti qui? Intanto per sottoporre all'opinione pubblica la consistenza di due pericoli. I potenti della Terra in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, stanno affidando in maniera selvaggia la loro comunicazione politica, saltando a piè pari i corpi intermedi della democrazia. Da ciò si sta affermando una relazione tra il potere e l'opinione pubblica tutta in forma diretta e con grave nocumento per quanto riguarda il controllo stesso che viene garantito dagli organi intermedi della democrazia come il Parlamento e come i consigli regionali e comunali e via scendendo. E dico di più, rispetto anche a questo periodo, segnaliamo che dietro questa cosiddetta voglia di colpire gli avversari non sono più tali, sono diventati nella costruzione e nella narrazione politica dei prepotenti del momento come i nemici da soffocare ad ogni costo. Questo non va bene, soprattutto per quanto riguarda i valori della democrazia occidentale e delle democrazie liberali. Anzi, questo modo di fare, di procedere, di attaccare a testa bassa i giornalisti coincide con dei disegni che possono portare a situazioni di assoluto pericolo per la tenuta della democrazia in ogni Stato. Dico questo perché anche a livello dei social si è ormai infiltrata da tempo una tendenza per cui la persona che ti si rivolge e afferma pregiudizievolmente: io ti dico la cosa come la penso con assoluta sincerità, e poi ti scarica addosso contumelie, insulti, solleva questioni tue private e personali. Ecco, questo è un modo selvaggio, come assolutamente, assolutamente pericoloso per quanto riguarda il controllo stesso, non solo delle pulsioni dei singoli, ma anche la dignità stessa delle persone. E per questo oggi noi siamo venuti qui, per combattere anche questa forma di pseudogiornalismo che nulla ha a che vedere col senso pieno del rispetto della persona e della dignità umana. Grazie. Diano,